Sono diversi anni che alcuni esercenti del centro commerciale di Sant'Orso organizzano per le festività natalizie un momento conviviale aperto a tutti i residenti del quartiere e ai clienti dei negozi. Le sfavillanti luci con l'albero in piazza e tutte le attrattive sparse nei vari angoli del centro sono distanti e non coinvolgono questa parte della città, ed allora da quest'anno i soliti volenterosi e intraprendenti commercianti, solo un terzo, ahimè, dei 40 e più esercizi commerciali che conta il centro, hanno voluto però spingere sull'acceleratore e dare a questo appuntamento annuale una veste più da piccolo evento vero e proprio, coinvolgendo non solo quante più attività possibile, ma partendo anche da un'altra anima importante del quartiere, le vicinissime scuole, i cui alunni e genitori daranno vita attraverso piccoli lavori fatti dagli scolari e dai genitori, da un piccolo mercatino, e i commercianti di tasca propria invece ci mettono l'animazione. Ci sarà l'animazione attraverso i ragazzi di CAI Mercati, che fanno i giochi di una volta, giochi di strada, dei trampolieri che faranno un pochettino il giro di tutto il centro commerciale per cercare di far riprendere tutti i negozianti, e assolutissimamente da non perdere Nati per Leggere, e anche lo spettacolo del fuoco che verrà fatto in piazzetta attraverso i ragazzi della Pandolfaccia. Un momento bello e positivo. Un momento di festa natalizia, sicuramente sarà previsto un minuto di silenzio per Benedetta Vitali e per le altre vittime della Lanterna Azzurra. Speriamo insomma di che sia un momento di partecipazione e di condivisione di tutto il quartiere. Appuntamento quindi per tutti alle 15 di domani, sabato 15 dicembre, con trampolieri, trucca bimbi e giochi di strada, poi letture all'aperto e per chiudere, gran finale, con lo spettacolo col fuoco degli artisti della Pandolfaccia. E speriamo, visto il successo sicuramente che ci sarà, che dal prossimo anno altri aderiscono per far crescere questo bel momento di gioia e di atmosfera a beneficio e vantaggio di tutti i residenti del quartiere. Wow!